Oh, spesso si tende a pensare che l'eleganza nel parlare sia usare termini difficili. Molti, insomma, sono convinti che un bel parlare, cioè un bell'eloquio, bella parola eloquio, oppure un bello scrivere anche, possano essere tali solo se dentro ci troviamo un sacco di parole complicate, astruse, arzigogolate. E allora fanno i fighi, no? E ci provano, infarciscono i propri discorsi di termini desueti, di subordinate, di parole che fanno tutti sti giri, che hanno un suono misterioso, arcano, incomprensibile. Niente di più sbagliato. No! E questo concetto ce lo dimostra perfettamente l'etimologia della parola forbito. Per linguaggio forbito si intende un parlare o uno scrivere elegante, delizioso. Ma cosa vuol dire forbire? Viene da furbire, che significa in francese pulire strofinando, levigare, togliere residui, far diventare il metallo più lucido. Ecco perché quelli che credono che parlare bene significhi parlare complicato sbagliano. Parlare bene significa parlare pulito. La stessa cosa se la puoi dire in 5 parole senza perdere niente, perché usarne 15 o 20? Se lo stesso concetto lo puoi esprimere utilizzando termini perfettamente comprensibili, perché avvalerti di un linguaggio accademico, tutto sai? E non è il parlare come mangi, però, cioè non è quello il concetto del sì, di la prima cosa che ti viene in mente, dillo come. Cioè non è quello, no? Il parlare forbito è un'altra cosa. Se il parlare forbito fosse un mangiare, sarebbe tipo il mangiare sano, equilibrato, senza esagerare e allo stesso tempo gustoso e nutriente. Insomma, smettiamola di darci un tono quando parliamo perché diventiamo insopportabili poi. E ricordiamoci sempre cos'è la vera eleganza. La vera eleganza l'ha detto Yves Saint Laurent. Cos'è la vera eleganza? Non è indossare abiti strani, costosi, sfavillanti, eccetera. No, 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 no. Yves Saint Laurent, che forse un po' se ne intendeva di eleganza, diceva che la vera eleganza è indossare un maglione, un golf. La rifaccio perché mi aiuta male. Cioè, la citazione finale è bello farla, sai, col modo proprio così, anche la posa. La vera eleganza è indossare un golfino nero ed essere innamorati.